È stato uno dei grandi capi della malavita italo-americana negli anni del proibizionismo. Il suo nome è legato a quello di Big Jim Colosimo, del quale fu gregario, e che secondo alcuni uccise o fece uccidere per prendere il suo posto a capo della cosca mafiosa. Ma soprattutto Johnny Torrio avviò la carriera criminale della sua guardia del corpo, il famoso Al Capone. Chiamato The Fox, la volpe, Johnny Torrio era nato a Montepeloso il 20 gennaio del 1882, la cittadina lucana solo qualche anno dopo, esattamente il 28 marzo del 1895, cambiò nome e utilizzerà il toponimo attuale di Irsina. Dall'Italia era arrivato in America a New York quando aveva appena 2 anni insieme alla madre vedova. A Brooklyn, poco più che adolescente, lavorò come facchino in un negozio di generi alimentari del patrigno, ma fece subito parte delle bande di giovanissimi malviventi, tra i quali Paul Kelly, che ebbe un ruolo di primo piano nel gioco d'azzardo e che aveva forti legami con i pezzi grossi della mafia italo-americana. Fu Kelly a metterlo in contatto con Big Jim Colosimo, chiamato anche Diamond Jim, il capo della mafia a Chicago, del quale divenne ben presto il suo braccio destro. Boss e assassino all'esterno, a casa Johnny Torrio interpretava il ruolo del marito rispettabile, ascoltava dischi d'opera e canticchiava tutte le aree più note a memoria. Amava sua moglie Anna Teodosia Jacob, che però teneva all'oscuro della sua criminosa attività. In contrasto con Big Jim Colosimo sulle nuove attività criminali, Torrio nel 1919 chiamò a New York il suo vecchio amico Frankie Yale, con il quale si era sempre mantenuto in contatto, che arrivò a Chicago con un giovane sfregiato in volto, allora di 23 anni, ancora poco noto, il futuro famigerato Al Capone. I tre furono sospettati dell'omicidio l'11 maggio del 1920 di Big Jim, ma nessuna prova fu mai trovata a loro carico. Fu quello un altro assassinio rimasto impunito. Da quel momento Johnny Torrio ampliò notevolmente la sua attività criminosa grazie anche alla sua guardia del corpo Al Capone. Per 4 anni Torrio godette a Chicago di una sanguinosa supremazia, impinguandosi le tasche con la prostituzione, il gioco d'azzardo, il commercio clandestino della birra e dei liquori. La guerra tra bande rivali si fece però sempre più aspra. Nel 1925, di ritorno dallo shopping con la moglie, la loro auto fu crivellata dai proiettili. Rimase gravemente ferito, ma riuscì a sopravvivere. Nel novembre di quell'anno, al termine di un viaggio a Cuba e in Florida, con la moglie e con Al Capone e la sua compagna, decise di abdicare a favore del suo braccio destro. L'orribile massacro del giorno di San Valentino, il 14 febbraio 1929, in cui vennero sterminati i capi delle bande rivali, fu l'epilogo di questa prima fase della criminalità mafiosa americana. Una delle prime storie della malavita di quegli anni a Chicago fu fatta dal direttore esecutivo della commissione criminale ed ex agente del Federal Bureau Investigation, Virgil Peterson. Johnny Torrio morì di vecchiaia a Chicago il 16 aprile del 1957.